Buonasera, eccoci qui stasera per parlare degli espressionismi al plurale. Di solito nel manuale di storia dell'arte contemporanea si usa il termine al singolare. Però effettivamente, considerando questo fenomeno così sfaccettato, così diverso, così diffuso in tanti paesi europei, con caratteristiche anche diverse, mi è parso più adatto l'utilizzo del plurale, benché la cosa possa suonare magari un po' insolita. Tra l'altro, al contrario del cubismo, al contrario del futurismo, che sono altre avanguardie storiche di cui abbiamo parlato la volta scorsa, l'espressionismo non è un gruppo unitario, ma è composto da tanti gruppi che operano singolarmente, indipendentemente l'uno dall'altro, e anche da figure isolate. Quindi, per darvi una mappa concettuale sintetica di ciò che affronteremo, partiremo dalla Francia, dove vedremo operare i fauve, ovvero le belve, anche se in realtà non sono così spaventosi come il termine potrebbe lasciar presagire, ma anzi, sono più spaventosi i loro colleghi tedeschi del gruppo di Brücke, il ponte, che prende avvio proprio nello stesso anno rispetto ai fauve, nel 1905, quindi ci sposteremo poi a Dresda. Da Dresda scenderemo in Baviera, a Monaco, dove pochi anni dopo prenderà avvio e si svilupperà il gruppo del Cavaliere Azzurro. Poi da lì siamo a un itinerario turistico. Dalla Baviera andiamo a Vienna, dove c'è un momento molto importante, quello della Finis Austriae, ovvero gli ultimi anni del grande impero asburgico, del grande impero austro-ungarico, politicamente parlando, che coincidono con una fioritura eccezionale delle arti, che ha in Klimt il suo esponente più celebre. Però Klimt non è un espressionista, è però il maestro di uno dei più grandi espressionisti in generale, che è Egon Schiele, che effettivamente fa una pittura che è avvicinabile anche a quella che nella letteratura tedesca viene chiamata la Nervenkunst, l'arte dei nervi, quindi un'arte estremamente nervosa. Beh, lo vedrete, del resto molti di voi hanno probabilmente già presenti alcune opere di Egon Schiele. Dopo questa tappa viennese avverrà quella più insolita, quella che di solito non si trova, anzi tolgo il di solito, quella che non si trova nei libri di storia dell'arte, ovvero una discesa in Italia. L'Italia non è abitualmente considerata un paese dove l'espressionismo abbia attecchito, e in effetti non esiste un gruppo di artisti espressionisti italiani, ma ci sono delle singole personalità, e direi che sono due, almeno io ne ho individuate due come particolarmente rappresentative, ovvero quella di Aroldo Bonzagni, che era di Cento, provincia di Ferrara, anche se poi operò soprattutto a Milano, e soprattutto quella di Lorenzo Viani, che da Viareggio e a Viareggio creò effettivamente, grazie anche poi ai suoi soggiorni in Francia, ai suoi contatti europei, un'arte che effettivamente è il corrispettivo italiano dell'espressionismo. Devo dire, nonostante i suoi soggiorni in Francia, un espressionismo che a me pare più vicino a quello tedesco e a quello nordico che a quello francese. Vi ho dato insomma una mappa di ciò che troverete in questo incontro. Ascolteremo anche un po' di musica austro-tedesca, anzi austriaca, tout court, perché l'espressionismo effettivamente, al contrario di altri movimenti, ha proprio un corrispettivo musicale, quindi per eccellenza la musica espressionista è la musica della scuola di Vienna, di Arnold Schönberg prima della prodo alla dodecafonia, è la musica del Fozek, di Alban Berg. E anche nella letteratura potremmo trovare molti corrispettivi, anche qui soprattutto di area austro-tedesca. Pensiamo alla poesia di Gottfried Benn, di Georg Trakl, con una connotazione particolare. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla Francia.
convenzionalmente, non è che ci sia una regola, però partiamo dalla Francia. Perché in Francia partiamo da una situazione in cui ai primi del Novecento è estremamente innovativa ancora la pittura dei neoimpressionisti di cui avevamo parlato appunto nel ciclo precedente. I neoimpressionisti, Seurat, che però muore molto presto, e Signac, che invece ha una vita lunga e che porta avanti questa pittura che è una estremizzazione tecnica dell'impressionismo e quindi la scomposizione del colore, i tanti piccoli tocchi di pennello che compongono e scompongono l'immagine. Perché parto dal neoimpressionismo? Perché il protagonista principale dell'espressionismo francese, ovvero Henri Matisse, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista proprio della pennellata, della tecnica, appunto, parte da qui. E il suo primo dipinto che vi mostro, che precede la nascita ufficiale, se così possiamo chiamarla, dell'espressionismo, è un dipinto che dal punto di vista tecnico è assolutamente neoimpressionista. Però il titolo già ci porta verso altri lidi, lusso, calma e voluttà. Tra l'altro una citazione da una celebre poesia di Charles Baudelaire. Tradotto in italiano, là tutto sarà lusso, calma e voluttà, quasi letterale. Ma poi le figure, come potete notare, sono molto liberamente trattate, quindi non c'è una adesione fedele al dato naturalistico, anzi, le figure sono volutamente non in scala, non in prospettiva, e anche l'utilizzo dei colori si è fatto veramente molto libero. Diciamo il colore nell'espressionismo francese prevale assolutamente su ogni altro mezzo espressivo. Tuttavia, questo c'era anche nell'impressionismo, ma a differenza che nell'impressionismo, che aveva filtrato la realtà attraverso diciamo la mutevolezza di fattori come la luce e l'aria, l'espressionismo francese attua il procedimento inverso, ovvero far passare il dato reale tramite il setaccio, tramite il filtro di una soggettività esasperata, una pittura molto, molto soggettiva, che però non esprime le angosce che invece saranno espresse parallelamente dai tedeschi, ma anzi un quasi vagheggiamento di una mitica e arcadica età dell'oro, fuori dal tempo. Però cosa che a noi adesso non fa più l'effetto di una pittura così sconvolgente, sconvolse i contemporanei, perché un nutrito nucleo di opere di Matisse, ma anche di André de Rennes e anche di Maurice de Flamenc, furono esposte nel 1905 a Parigi al Salone d'Autunno, che era il periodico annuale, momento in cui si presentavano le principali novità artistiche. E fu un vero e proprio scandalo, fu un vero e proprio scandalo perché la violenza cromatica e anche l'infedeltà cromatica, diciamo, di queste opere colpì e fu lì che appunto questi artisti vennero definiti fauve, cioè delle belve nella loro violenza cromatica. E un po' come era successo agli impressionisti, che si erano visti affibbiare l'accusa decenni prima di non fare dei dipinti ma delle pure impressioni, così anche Matisse, de Rennes, Dufy, de Flamenc prendono quello che era un insulto come il nome che poi adottano, perché appunto loro scelgono di chiamarsi fauve. Al momento non si parla ancora di espressionismo, questa è una definizione che arriverà successivamente. La donna col cappello è proprio del 1905 ed è un'opera abbastanza emblematica, perché in realtà i canoni del ritratto tradizionale sono rispettati per quanto riguarda almeno la posa, però potete anche voi vedere che i tratti
toni di colore utilizzati sono del tutto innaturali e svincolati dal soggetto. Notate poi queste ombre colorate sull'incarnato del volto, un volto in cui sono utilizzati quasi tutti i colori tranne quello che noi associamo abitualmente all'incarnato, e quindi abbiamo i verdi, abbiamo appunto un po' anche di questi colori bluastri, adesso non so se sia così fedele, sì, insomma così l'originale è un pochino diverso dal punto di vista cromatico, però sicuramente domina questa acidità dei colori, che peraltro sono accostati in spregio a ogni regola accademica. Chiunque abbia fatto l'Accademia di Belle Arti ancora adesso sa che determinati colori, secondo le regole da sempre invalse, non vanno mai accostati. Sembra che qui Matisse proprio abbia preso tutte le regole dell'accostamento cromatico e le abbia trasgredite tutte in un colpo solo. Questo chiaramente non poteva passare inosservato, quindi questa è veramente un'opera molto emblematica. Non c'è scomposizione, però rispetto anche al dipinto precedente vedete come la sua tecnica è cambiata nel giro di un anno. Qui la tecnica è ancora a tanti piccoli tocchi di colore come nel neoimpressionismo. Già un anno dopo la pennellata si è molto compattata e quindi il retaggio della tecnica neoimpressionista è stato abbandonato. Proprio Matisse taglia i ponti con ciò che restava dell'impressionismo, non ce n'è più, è veramente l'avanguardia. E la sua pittura sta evolvendo in maniera rapidissima, guardate proprio a distanza di pochi mesi, qui siamo in un dipinto realizzato tra la fine del 5 e l'inizio del 6, ulteriore cambiamento. I colori obiettivamente nella loro innaturalità, ma anche in un certo clima, in una certa atmosfera, possono forse richiamare certe cose di Gauguin, del Gauguin tahitiano, però siamo molto al di là di Gauguin, guardate queste figure, la gioia di vivere. Dal punto di vista dei contenuti, ribadisco, non c'è denuncia, non c'è angoscia, anzi c'è proprio un'esaltazione della gioia di vivere. La pittura di Matisse è una pittura di gioia, salvo forse che durante la breve parentesi delle opere realizzate durante la Prima Guerra Mondiale, quando Matisse si trovava in una condizione di angoscia, come molti, e notiamo un oscurarsi della sua tavolozza, ma altrimenti la pittura di Matisse è una pittura che sino alla fine, quando pure era in condizioni fisiche non felicissime, costretto sulla sedia a rotelle, resta una pittura veramente gioiosa, un'esplosione di vitalità, di allegria, di gioia di vivere, quella stessa gioia di vivere che vediamo qui, con anche una rappresentazione veramente di una sorta di Arcadia, di Età dell'Oro. Vedete questo strano ambiente naturale, dove ci sono alberi dei colori più strani, laggiù c'è una striscia blu che è il mare, forse l'unica cosa dipinta con un colore abbastanza fedele al vero. Ci sono questi gruppi di figure, notate il personaggio in basso al centro che suona questo doppio flauto, i due amanti abbracciati in primo piano sulla destra, poi c'è un altro suonatore di flauto, una specie di pastore. Il tema delle bagnanti, il tema alla fine è quello classico delle bagnanti, ma reinterpretato con una modernità veramente sorprendente. Peraltro laggiù in fondo compare quel girotondo, quella danza girotondo che poi sarà ripresa pochi anni dopo da Matisse in un dipinto celeberrimo che ovviamente vi mostro perché non posso non mostrarvelo essendo uno dei capolavori assoluti di Henri Matisse. La tavola imbandita, Armonia in rosso, è un altro dipinto che veramente costituisce un capolavoro, un ulteriore passaggio nella pittura di Matisse. Siamo nel 1908 e nel frattempo Matisse ha compiuto un viaggio importante, un viaggio in Nord Africa, dove Matisse scopre anche la bellezza dell'arte islamica, rimane colpito dai colori, rimane colpito
dall'arabesco, rimane colpito anche dal fatto che è un'arte aniconica, un'arte astratta e puramente decorativa, quella islamica, perché per il noto precetto della religione musulmana non ci può essere la rappresentazione di figure viventi. Del resto, anche diciamo, nell'arte ebraica, almeno in un certo filone dell'arte ebraica, non ci può essere iconismo. Se voi entrate in una sinagoga, al massimo ci possono essere rappresentazioni di piante, di fiori, di frutti, ma non di personaggi. Questo almeno in un certo filone. Poi c'è un ebraismo anche diverso. Però ecco, per venire al viaggio nel Nord Africa di Matisse, non resta senza conseguenze. E in un dipinto come questo, la tavola imbandita, che come dire, è persino banale nel soggetto, vediamo che c'è sì un accenno all'uso della prospettiva, che è visibile nella rappresentazione scorciata del tavolo, delle sedie, della finestra, però quello che domina è questo rosso pervasivo, decorato di blu, che ingloba tutto, la tovaglia, la parete, tanto che l'immagine è quasi appiattita. Perché vedete che le decorazioni, queste decorazioni astratte, che sembrano quasi dei rami, ma insomma alla fine sono degli arabeschi astratti, ricoprono la tovaglia, ricoprono la parete senza soluzione di continuità. E si aprono poi su un paesaggio esterno, anche questo estremamente stilizzato e quasi reso astratto. Quindi la tavola imbandita in realtà diventa una composizione decorativa e insisto ancora una volta sul fatto che i colori sono slegati, ormai totalmente slegati dalla rappresentazione, da ogni volontà naturalistica. E infine 1909, infine, poi va avanti fino al 54, dico infine per situare questi primi anni abbastanza sconvolgenti per il pubblico dello sviluppo tumultuoso della pittura di Matisse, si arriva ad un'opera che veramente costituisce una assoluta economia di mezzi che ottiene il massimo risultato espressivo. Se voi guardate, ci sono pochissimi colori in questo dipinto, c'è il blu, c'è il verde e c'è questo rosso che sta a rappresentare, vermiglione più che un rosso, che sta a rappresentare i corpi nudi di questi danzatori e un colore bruno mattone per le capigliature, quattro colori. Sì, il verde sfuma un pochino verso toni più scuri sulla destra, ma di fatto sono veramente quattro colori. Però questi quattro colori bastano a Matisse per darci l'idea proprio di una leggerezza, di un'armonia dionisiaca, di un'esplosione appunto di gioia attraverso questo fenomeno antico che risale proprio alla preistoria. È considerato da molti come una delle prime espressioni dell'uomo cosciente, per utilizzare un'espressione raggiantiana, ovvero dell'essere umano, il fatto di danzare. La danza non ha una funzione, non serve a qualcosa, non serve a espletare i bisogni vitali, ma è una manifestazione dell'espressività dell'uomo, di quella cosa misteriosa che lo distingue appunto da altri esseri viventi. E Matisse torna appunto a questo primordio. Altri artisti del gruppo dei Fauves, di grande qualità tutti quanti, sono per esempio André de Rennes, che realizza questo meraviglioso paesaggio di Collioure. Collioure è una località di mare che era amata dai Fauves, dagli espressionisti francesi. Si trova vicino al confine con la Spagna, quindi poco a nord di Perpignan. Sul mare, ma qui non siamo sul mare, ma un po' nell'interno, dove vedete queste montagne e questi alberi, montagne arancioni con cieli verdi, veramente un tripudio di colori. E in questo caso, invece, de Rennes riprende un soggetto tipico di Toulouse-Lautrec, ovvero la
la donna ammiccante, che non sappiamo se sia una ballerina, se sia una prostituta, se sia l'amante del pittore, la modella, certamente resa con delle pennellate, non c'è traccia di disegno, l'avete notato chiaramente, non c'è il disegno, i contorni sono fatti direttamente con il pennello. E tra l'altro in questo caso i contorni della figura sono blu e guardate anche la sprezzatura, per esempio, con cui è realizzata quella mano posata sulla coscia, che è quasi deforme. Ma quello che ci attira, tra l'altro, questo è un dipinto che ho visto dal vivo, che mi ricordo bene, è l'espressione. Non a caso viene poi chiamato espressionismo, l'espressione di questa figura che ci osserva. Un'espressione resa veramente con tre colpi di pennello. È questo che ci colpisce, la capacità di questi artisti di sintetizzare in una maniera strabiliante quello che vogliono esprimerci. La donna in camicia, veramente un capolavoro. Quindi sì, il soggetto sembra di Toulouse-Lautrec, però la tecnica è completamente diversa. Toulouse-Lautrec era molto più grafico, molto più disegnativo, mentre qui davvero le pennellate sono utilizzate con una grande economia e sintesi. De Flamenc, ve l'ho citato prima. Questo è un dipinto curioso perché di fatto il soggetto è lo stesso di tanti dipinti dell'impressionismo. Si chiama Chatou, che ora è periferia di Parigi, anzi è una brutta banlieue, ahimè, ma che all'epoca, nel 1906, era ancora uno di quegli ameni villaggi alle porte di Parigi, adagiati sulla Senna, dove gli impressionisti erano andati a dipingere. Ed è un posto dove De Vlaminck torna, ma appunto per realizzare un dipinto che di impressionista ormai non ha molto. Sì, diciamo che non ha ancora quella sintesi che abbiamo visto in Derain e che abbiamo visto in Matisse, soprattutto nel Matisse nel 1908-1909, però effettivamente siamo ormai al di là dell'impressionismo, del neoimpressionismo. Vi cito ancora Raoul Dufy, che forse degli espressionisti francesi è quello un po' più cupo, sia nell'utilizzo dei colori, sia nei soggetti, con questa folla e questa visione cittadina, manifesti a Trouville, dove vediamo questo muro ricoperto di manifesti pubblicitari, una visione anche molto moderna da un certo punto di vista. E questa folla indefinita che però non è molto rassicurante, a me ricorda un po' la folla che si vede a volte in certi dipinti di Edvard Munch. Diciamo che Dufy, forse del gruppo dei francesi, è quello che guarda un po' di più anche a certe esperienze nordiche e scandinave. Comunque, insomma, un pittore sicuramente notevole. Diciamo che Dufy ci aiuta a fare un trait d'union con il passaggio a Dresda, con il passaggio in Germania, perché passare direttamente dai colori di De Vlaminck all'acidità di Kirchner sarebbe stato molto estremo. Dufy, diciamo, è una specie di artista di accompagnamento verso invece la violenza degli espressionisti tedeschi. Gli espressionisti tedeschi, al contrario dei francesi, proprio si costituiscono in un gruppo vero e proprio. I francesi sostanzialmente si conoscevano, lavoravano insieme, ma non erano un gruppo, ognuno aveva la propria libera autonomia. Mentre questo gruppo, che nasce appunto a Dresda, si costituisce inizialmente proprio con l'intento di lavorare insieme, di condividere. 1905, vi dicevo, e a costituire questo gruppo il Ponte di Brücke sono Ernst Ludwig Kirchner, che è l'autore del dipinto che vedete, poi c'è Erich Haeckel e Carl Schmidt-Rottluff, che erano studenti alla facoltà di architettura, decidono in blocco di abbandonare gli studi di architettura, ma non di andare all'accademia, ma di dedicarsi alla pittura,
un pochino da autodidatti, ma soprattutto con l'idea che in accademia non avrebbero imparato nulla, quindi con l'idea di fare una pittura completamente diversa da quella che si faceva fino a quel momento, diversa anche da quella delle secessioni e quindi dei movimenti che potevano essere considerati all'epoca di avanguardia. Tra l'altro, loro sono i primi tre nel 1905, ma poi a Kirchner, Haeckel e Schmidt-Rottluff già nel 6 si aggiungono anche Max Beckstein e Emil Nolde. Adesso guardiamo le opere di ciascuno di loro, anche perché mi rendo conto che altrimenti questi nomi non sono così facilmente memorizzabili. È più facile memorizzare Matisse, che poi è già noto, e Dörene, piuttosto che Schmidt-Rottluff. Perché il ponte? Questa è una domanda. Perché si chiamano il ponte? Perché era l'idea di creare un ponte verso il futuro. Quindi l'intento è quello: un collegamento verso il futuro e anche un ponte tra esperienze diverse. Però l'idea è proprio quella di superare una pittura accademica e anche di superare l'impressionismo, che proprio viene per la prima volta esplicitamente preso di mira, è il destino di tutti, insomma, gli impressionisti che erano stati grandi innovatori adesso diventano il bersaglio polemico degli espressionisti in quanto accusati di aver fatto una pittura edulcorata, leggera, dolciastra, mentre gli espressionisti tedeschi vogliono fare una pittura proprio di rottura, di denuncia. Quindi vedete un colore acido. Ma guardiamo questo dipinto, Marcella, 1910. Questa è proprio un'opera di denuncia, con questi colori acidi e stridenti, ed è una denuncia della pratica della prostituzione e anche della prostituzione minorile. Perché chiaramente questa è una ragazzina pesantemente truccata, tanto da rendere il suo viso quasi una maschera, seduta sul letto, come notate, è nuda, ma si tiene le mani incrociate, diciamo, sulle sue parti intime, un po' come in un dipinto di Edvard Munch, Pubertà. Ricorda molto la posa, con questo atteggiamento mesto, intimorito, che contrasta con gli occhi e con le labbra pesantemente truccati. Quindi l'effetto è al contempo grottesco, ma soprattutto drammatico. Un'opera estremamente drammatica, in cui, come potete notare, tutto è molto anche un po' deformato, i colori sono utilizzati con una grande libertà. Guardate, per esempio, questa pennellata verde, notate, la sto evidenziando, che come dire, stride con il rosaceo dell'incarnato e poi quel fiocco che rende il tutto terribilmente grottesco. Ma per dirvi della drammaticità della pittura di Kirchner, 1915 scoppia la Prima Guerra Mondiale e Kirchner viene chiamato al fronte, esperienza peraltro traumaticissima per tutti, lo è stata del resto, anche per i futuristi che avevano esaltato la guerra, poi dopo quando vanno in guerra si rendono conto di che cos'è davvero e quindi vi ricorderete, c'era la volta scorsa, quello che capita a Carrà, che nel 15 fa manifestazioni interventiste e nel 16 fa un'opera che sembra quella di un bambino di 4 anni, volutamente, non perché fosse regredito. Mentre Kirchner esorcizza il suo grande timore, quello di rimanere mutilato, e quindi si fa questo autoritratto come soldato. Dietro c'è una modella o la prostituta in un postribolo, ma soprattutto a emergere lui che dipingeva con la destra, ma come vedete ha un moncherino, non c'è più la mano e quindi non rimane mutilato, intendiamoci. Questa è una sua rappresentazione che vuole esorcizzare il timore di perdere la mano. Figuratevi un pittore che perde la mano. Tra l'altro è una cosa che capitò anche a un pianista, il fratello
del grande filosofo Wittgenstein, che perdette una mano in guerra. Infatti, per esempio, Ravel ha scritto un concerto soltanto per la mano sinistra per questo pianista che aveva perso la mano destra durante la guerra. Un'opera veramente violenta, che violenta un po' anche l'osservatore. Questo è tipico degli espressionisti tedeschi, che non lasciano mai indifferenti. Certo, quello che colpisce è che dal punto di vista dei colori, degli accostamenti, sicuramente siamo molto vicini ai francesi. Però ci sono due differenze fondamentali. Avrete notato che nell'opera dei Fauves, degli espressionisti francesi, domina la linea curva, ondulata, la morbidezza. Qui invece sono tutte linee aguzze, molto angolari, non c'è la morbidezza della linea curva. E poi è proprio l'atmosfera essere diversa, non c'è alcuna esaltazione dell'età dell'oro, ma anzi si è perfettamente calati nella contemporaneità con grande angoscia, ravvisando negli elementi deteriori e gli elementi più angosciosi. Anche qui, Cinque donne nella strada, questa è un'opera molto famosa di Kirchner, e queste cinque donne nella strada alla fine sono ancora una volta cinque prostitute. Agghindate in una maniera molto vistosa, che le rende contemporaneamente grottesche e drammatiche, che incedono appunto in questa strada. Non c'è prospettiva, non c'è tridimensionalità, ma la scena è appunto dominata da queste figure, dai volti, come dire, molto stilizzati, appiattiti, mi verrebbe da dire, con questi cappelli ridicoli, con queste andature. Sì, sono opere che veramente ci colpiscono, ci interpellano, no, non possono lasciare assolutamente indifferenti. Però sono varie le espressioni degli esponenti della Brücke. Per esempio, nel caso di Karl Schmidt-Rottluff abbiamo un ulteriore tema, che è quello dei nudi all'aperto, dove di fatto il tema è quello appunto che potrebbe essere quasi leggero, ovvero la libertà del bagnarsi all'aperto tra le acque, però appunto anzitutto non vediamo l'azzurro dell'acqua. E poi comunque questi corpi di colori innaturali, il trattamento dei colori ci evoca tutto fuorché un concetto di armonia. Quindi anche l'immersione nella natura, che dovrebbe essere sinonimo di sensazioni positive, invece ci evoca un senso di profonda angoscia. Haeckel, sì, apparentemente più tranquillo in questo dipinto, Lago nel Parco, quindi soggetto paesaggistico, però notate, l'opera sembra quasi eseguita come se fosse un abbozzo, con l'idea di recuperare anche una componente un po' primitiva, la ricerca del primitivismo, ma anche la ricerca a volte quasi di un'espressione immediata, come quella dei malati di mente. Il tema della follia è un tema che è molto presente nei ragionamenti degli espressionisti tedeschi, che ravvisano per esempio nelle espressioni artistiche dei malati di mente qualcosa di più autentico, come se le sovrastrutture della razionalità, da loro considerate sovrastrutture, falsificassero l'autenticità dell'uomo, che invece deve uscire, in maniera più immediata. Haeckel e gli altri esponenti della Brücke, peraltro, sono interessanti perché questa loro ricerca anche del primordio, di un ritorno alle origini, recuperano una tecnica antica nell'incisione,
praticano l'incisione, ma non praticano il bulino, l'acquaforte, tornano alla prima forma di incisione, che era la xilografia, ovvero l'incisione della matrice in legno tramite la sgorbia, che è lo strumento metallico che appunto consente di incidere la matrice in legno che poi viene inchiostrata. Perché questo ritorno alla xilografia, che è tipica delle incisioni tedesche di fine 400, primo 500? Beh, prima di tutto perché è proprio un ritorno ai primordi dell'arte tedesca. Sono artisti profondamente tedeschi, non in senso nazionalistico, intendiamoci, ma proprio nel senso del non guardare all'esterno, del voler trovare nelle radici della propria cultura le ragioni e le motivazioni di un'arte nuova. E poi appunto nel fatto che la xilografia non è una tecnica incisoria, salvo appunto trattamenti particolari, che consente la sfumatura, che consente il chiaroscuro, è netta, ci sono i bianchi, ci sono i neri, le linee sono spesse, e quindi non è una tecnica tra virgolette raffinata, è la tecnica più primitiva, più grezza tra quelle dell'incisione. Nell'acquatinta, nell'acquaforte si possono ottenere effetti tonali quasi, nella xilografia no. E quindi loro apposta scelgono la xilografia, sia perché è la prima tecnica utilizzata dagli antichi incisori tedeschi, ma anche perché è la tecnica proprio più grezza, quella che quindi più può consentire di ottenere risultati così netti, così violenti anche, al di là poi del clima, del soggetto, di questo uomo nella pianura che si copre il volto per non vedere quello che sta avvenendo. Del resto siamo nel 1917, in piena prima guerra mondiale, teniamo conto anche di questo aspetto. Giusto per restare in cose rassicuranti, Emil Nolde, Natura morta di maschere. Noi siamo soliti associare la maschera a una cosa divertente, gioiosa, al carnevale. Le maschere di Nolde non sono rassicuranti, però effettivamente se noi ci pensiamo anche il carnevale in partenza non è qualcosa di rassicurante, e in certe espressioni del carnevale alpino o del carnevale della Barbagia in Sardegna, questo aspetto violento anche primordiale del carnevale emerge ancora, e quindi queste maschere di Emil Nolde sono delle maschere grottesche. Tra l'altro vi ho messo a seguire l'immagine di un'opera di un artista che è considerato dagli espressionisti tedeschi un predecessore insieme con Munch, e questo artista è il belga Ensor, che aveva già preso in considerazione e trattato il tema delle maschere, con queste sue strane maschere inquietanti che sembrano quasi degli esseri che hanno preso corpo attraverso i costumi carnascialeschi, che però appunto esprimono tutto fuorché allegria. 1891, 20 anni dopo, Emil Nolde riprende il tema e lo tratta con questa violenza primordiale. Tra l'altro c'è anche un'attenzione da parte degli espressionisti tedeschi, come dire, a un primitivismo extraeuropeo, quindi loro sì sono profondamente tedeschi, però non sono insensibili nel loro sguardo anche verso le culture africane, le culture oceaniche, questa curiosa fusione che vediamo molto bene in Nolde. E poi Max Beckstein, tema delle ballerine, altro tema che, voglio dire, le ballerine dovrebbero essere sinonimo di allegria. Avevamo visto le ballerine degli impressionisti, ma anche quelle di Gino Severini, che sono un'esplosione. Vi ricorderete la volta scorsa il geroglifico dinamico del Baltabarin, o la ballerina che danzava in riva al mare. Queste ballerine di Max Beckstein sono grottesche, al di là del fatto che, come dire, le loro nudità
parziali ovviamente, evocano tutto fuorché sensualità ed erotismo, ma proprio, come dire, la solarità gioiosa degli espressionisti francesi, pensate come tratta la danza Matisse, ecco, si potrebbe fare un percorso come la danza è trattata dagli artisti. Per Matisse è una danza dionisiaca, liberatoria. Qui invece è una visione angosciata e grottesca di queste due povere donne, quasi deformi nei loro volti, pesantemente truccate, con questi abiti colorati, che però appunto anche nelle loro pose sgraziate, nei loro movimenti che esprimono tutto fuorché armonia, esprimono quasi il disagio. Beh, a questo punto, dato che siamo in tema di disagio, potrei... Ma sì, facciamo anche un pochino i tedeschi, gli austriaci, scusate, con Kokoschka. È un climax, sempre. Più in là. Poi dopo arretriamo un pochino, però certo mi rendo conto che in questo nostro incontro abbiamo incontrato un po' di gioia all'inizio, poi dopo non ce n'è più. Devo dirvelo, ecco, non aspettatevi gaiezze particolari, magari recuperiamo la prossima volta. No, con Kandinsky un pochino sì. Allora, Oskar Kokoschka, ci siamo spostati a Vienna, ci siamo spostati nell'Austria, che non è l'Austria di adesso, ma è un'Austria che è ancora quella dell'impero asburgico, che è quindi ancora la capitale di un grande impero. E nessuno nel 1908 presagiva quello che sarebbe avvenuto, anzi è un momento di splendore, di fioritura economica, di lusso. La Vienna di questi anni è una Vienna felice. E allora voi direte, scusate, una Vienna felice dove tutto va bene, cioè nessuno avrebbe immaginato che ci sarebbe stata la Prima Guerra Mondiale, allora perché Kokoschka è tanto angosciato? Che cosa lo angoscia? Ecco, questo è il grande tema. È un po' come se questi artisti, mi riferisco in particolare agli austriaci, ai viennesi, presagissero che questa allegria, questo danzare al ritmo dei valzer ancora degli Strauss fosse come il danzare sull'orlo di un baratro. È misterioso, ma a volte gli artisti hanno questa capacità quasi rabdomantica di prevedere attraverso le loro opere quello che sta per avvenire. E nel caso di Kokoschka, appunto, abbiamo una drammaticità assoluta. Questa è una pietà. Dal punto di vista iconografico è una pietà, quindi dovrebbe essere appunto una Madonna con il corpo di Gesù, oppure, se vogliamo interpretarla laicamente, una madre che si dispera con il corpo ormai senza vita del proprio figlio. Ma al di là appunto dei tratti caricati di questa donna, vedete che il corpo maschile del figlio, diciamo così, è tutto disarticolato e rosso. Tra l'altro questo è un manifesto disegnato e dipinto da Kokoschka per un dramma da lui stesso scritto, un dramma che si intitola, tradotto male in italiano, è difficile renderlo in italiano perché il titolo suona molto in tedesco, in italiano poco, però letteralmente Assassino Speranza delle Donne, che è una pièce, come intuirete, molto violenta e angosciosa, che è, tra l'altro, anche dal punto di vista letterario molto significativa, perché è una pièce che è considerata uno dei primi esempi di espressionismo letterario, incentrata sulla lotta tra i sessi, ovvero tra l'uomo e la donna, che culmina nel reciproco annientamento. È una pièce che destò molto scandalo e c'è da comprendere anche i motivi di questo scandalo. Pensate che Kokoschka all'inizio era vicino al linearismo anche decorativo di Klimt, ma poi aveva superato, diciamo, la lezione di Klimt grazie all'incontro con l'architetto Adolf Loos.
dietro consiglio del quale appunto aveva cominciato a dipingere a olio, aveva fatto i suoi primi ritratti tra il 1906 e il 1908, mostrando una certa assonanza con le opere degli artisti della Brücke. Però appunto al contrario che per gli artisti della Brücke, in Kokoschka non c'è e non ci sarà mai una autentica volontà di polemica o di denuncia nei confronti della società. Diciamo che Kokoschka rappresenta il dramma, l'angoscia, ma si tratta di un dramma non sociale o politico, ma di un dramma psicologico, di un tormento interiore. Lui poi nella sua lunga vita soffrì di gravi forme depressive anche, quindi appunto io non voglio legare strettamente, diciamo, le patologie all'espressione artistica, anzi credo che questo sia molto limitante, però non potevo non dirvi anche di questa condizione realmente patologica della quale Kokoschka è stato vittima durante la sua vita. A varie riprese. La sua opera forse più famosa è questa, La sposa del vento, che rappresenta lui stesso insieme con Alma Mahler, che è stata un po' la sua croce e delizia, ma più croce, è stata il tormento della sua vita. Tra l'altro esiste un libro che scrisse Camilleri sul rapporto inquietante, obiettivamente, che Kokoschka sviluppò con Alma Mahler. Alma Mahler era la vedova, nel 1914, di Gustav Mahler, donna coltissima, fascinosissima, che appunto era stata la moglie di Gustav Mahler, precocemente scomparso. Ha poi questa relazione con Oskar Kokoschka, poi diventerà la compagna e moglie di Walter Gropius. Diciamo che insomma, si sceglieva dei compagni di un certo livello. È una donna che da questo punto di vista, come dire, aveva un livello alto dal punto di vista appunto dell'intellettualità dei propri partner. Ha appunto questa relazione con Kokoschka che lei tronca. Diciamo che Kokoschka non si riprende più, adesso non vorrei banalizzare, ma pare che fosse addirittura arrivato a farsi fare Kokoschka una, come posso definirla? Sì, una bambola delle dimensioni con le fattezze di Alma Mahler. E che ci parlasse, che per avere sotto gli occhi appunto una specie di simulacro della persona che non poteva più avere al proprio fianco, per dire di come era rimasto sconvolto. Al di là di questo dato, se volete, leggete il libro di Andrea Camilleri, che effettivamente si interessò alla vicenda e scrisse un libro anche piuttosto sapido, benché insomma, drammatico. Questo è un dipinto che costituisce un assoluto capolavoro. Vedete i corpi di questi due amanti attorniati dalla tempesta. E quindi è proprio l'idea della coppia, della donna che appunto è appoggiata sul petto dell'uomo, i due formano un'unione inscindibile, in realtà poi si scinderà rapidamente. E tutto attorno infuriano gli elementi, ma loro due appunto costituiscono questo vorticoso moto anche della pennellata, una unione. Noterete poi come anche dal punto di vista cromatico tutto converge sul volto e sul braccio e sul petto della donna, che sono la parte più luminosa del dipinto, che proprio attira lo sguardo quasi al centro della composizione. Quindi è anche molto abile dal punto di vista della costruzione, della composizione e della disposizione dei colori. Facciamo adesso allora la pausa musicale, chiamiamola così, non è una pausa ma è parte integrante. E beh, il corrispettivo musicale, uno dei possibili corrispettivi musicali di quello che si sta facendo nelle arti a Vienna in questi anni, lo possiamo trovare per esempio nella musica di Alban Berg.
E quindi direi di ascoltare insieme, senza troppi racconti preliminari, credo che in questo caso sia anche molto probante la musica, un frammento dal Wozzeck, che è l'unica opera teatrale di Alban Berg, che insieme con Schönberg e con Webern costituisce la cosiddetta scuola di Vienna, in cui appunto la tonalità, ovvero il linguaggio musicale tradizionale, viene totalmente sopravanzato da un linguaggio cosiddetto atonale, anche se il termine non piaceva a nessuno degli esponenti della scuola di Vienna, e giustamente, ma appunto magari lo commentiamo. Ascoltiamo giusto i primi 2 minuti circa. Speriamo che non ci sia. Eccetera. Credo che abbiate colto la tinta espressiva, se non altro. Tra l'altro, nell'inizio di questo brano era abbastanza rarefatta, poi è arrivato anche questo ritmo di marcia quasi grottesca. Del resto, la vicenda di Wozzeck, che è un dramma di Büchner, è una vicenda molto drammatica. Tra l'altro, ne fece anche Werner Herzog, nei suoi anni giovanili, un film che vi consiglio, che devo dire che accanto a quello di Alban Berg, con mezzi diversi, cinematografici anziché musicali, è forse la resa più efficace del dramma di Büchner. Però ecco, serviva soprattutto per darvi il tono espressivo dell'evoluzione della musica in questi primi 20 anni del Novecento a Vienna, dove
tutto cambia obiettivamente. È un cambiamento diverso rispetto a quello di Stravinsky. La volta scorsa abbiamo ascoltato un frammento famoso dal Le Sacre du Printemps, perché noi italiani traduciamo male la sagra della primavera, come se fosse la sagra, una festa popolare. In realtà è un rito sacro, vi ricorderete, però era un tipo di linguaggio molto diverso. Per usare appunto forse lo schema di Adorno, il grande filosofo e anche musicologo, sono due delle linee principali di sviluppo della musica della prima metà del Novecento. Da una parte la direzione di Stravinsky, che poi sfocerà in una sorta di neoclassicismo, dall'altra invece quella dell'espressionismo dei viennesi, che poi sfocerà invece in un linguaggio estremamente calcolato, calibrato, ovvero nella dodecafonia. Qui non siamo appunto ancora in ambito dodecafonico. Ma riprendiamo il discorso pittorico con Schönberg, che tra poco ascolteremo come compositore, ma che qui vediamo come pittore, con doppia vocazione prevalente, quella di compositore, intendiamoci, però soprattutto nella prima metà degli anni 10 Arnold Schönberg realizza anche alcuni dipinti. Guardate questo sguardo rosso estremamente inquietante, un'opera insomma che ci interpella. Poi ci sono anche alcuni autoritratti famosi. È una produzione numericamente non amplissima, ma che merita attenzione. Le opere di Schönberg sono quasi tutte conservate allo Schönberg Zentrum di Vienna. Ed ecco appunto Egon Schiele, che forse è l'esponente più noto, ma si tolgo il forse, che sicuramente è l'esponente più noto dell'espressionismo austriaco. Enfant prodige, cioè a 16 anni già si era iscritto all'Accademia di Belle Arti di Vienna, però subito rifiuta lo stile naturalistico e classico dell'Accademia per seguire l'insegnamento di Gustav Klimt, ma poi abbandona anche il linguaggio di Klimt perché la sua personalità è così forte che lo spinge ad allontanarsi dallo Jugendstil, quello che noi chiamiamo liberty, dal secessionismo, per elaborare questo suo personalissimo linguaggio, che è fatto di un segno nervoso, contorto, fremente, che trova non poche assonanze con l'espressionismo dei tedeschi, anche se rimane assolutamente singolare nella sua personalità. Arte in cui il tema erotico è molto presente, ma appunto è una sensualità violenta, dove questi corpi nudi ci sembrano quasi decomposti, scheletrici. In molti c'è anche il tema dell'autoritratto, in cui l'artista mostra se stesso, a volte anche in pose provocatorie, ma anche in nudi, con il loro erotismo, manifestano proprio un netto distacco dall'eleganza formale e anche dall'atmosfera estetizzante dell'arte di Klimt. In questo abbraccio, appunto, si può dire che ci sia quasi un senso di disperato disfacimento e un po', come vi anticipavo, di decomposizione, con questi corpi contorti e bloccati in posizioni convulse e quasi innaturali, che sono esibiti con sfrontatezza e che all'epoca furono anche tacciati di amoralità. Schiele fu anche incarcerato per pornografia per le sue opere d'arte. Questa è una rappresentazione della famiglia, in cui le forme, diciamo le linee, sono più composte, meno contorte, ed è un dipinto che rappresenta lo stesso Schiele, la moglie e il figlio mai nato, di cui lei era incinta, che lei muore prima di darlo alla luce.
Quindi è un'opera molto drammatica anche perché è la rappresentazione di una famiglia che però non si è mai realizzata effettivamente. Dal punto di vista compositivo è anche piuttosto classico perché è il classico schema piramide che risale, in cui le figure appunto insieme formano una sorta di piramide che risale al Rinascimento italiano e anche prima. Però guardate gli sguardi dei tre personaggi persi nel vuoto, in direzioni diverse, quasi a presagire la tragedia dell'imminente morte della donna. Quindi un'opera veramente toccante e inquietante. E questo autoritratto di Egon Schiele, precedente del 1912, comunque insomma ci mostra la forza e la potenza di questo artista che peraltro viene anche lui a mancare molto precocemente, privandoci di uno dei più grandi talenti obiettivamente dell'arte del Novecento. Kokoschka, al contrario, ebbe una vita lunghissima, continuò a dipingere con i suoi alti e bassi psicologici, ma ebbe una vita molto lunga. Tra l'altro, la cosa curiosa è che diventerà amico Kokoschka di un grande direttore d'orchestra tedesco di Wilhelm Furtwängler. I due divennero amici e così, insomma, le vicende della vita, chi l'avrebbe mai detto? L'ho detto per Gabriella Biagiraveni, che è una curiosità, scusate, l'ho detto per tutti, ma ho visto nel pubblico una illustre storica della musica alla quale ho voluto dare questa piccola informazione che poi condividiamo tutti insieme. Ultimo, penultimo capitolo, ci avviamo comunque a concludere, è quello del Cavaliere Azzurro, che è il gruppo degli espressionisti che si costituisce a Monaco di Baviera, nel 1911, quindi siamo 6 anni dopo la Brücke, il ponte di Dresda, con intenti molto diversi, perché, come dire, è come se fosse una seconda fase dell'espressionismo tedesco, con un'evoluzione verso contenuti più spirituali, verso forme più affinate. Si ricerca l'interdisciplinarietà, fondamentale per gli esponenti del Cavaliere Azzurro, e il rapporto tra la musica, le arti visive. E anche una sorta di fusione di suggestioni che provengono dall'espressionismo stesso, ma anche dal cubismo e dal futurismo. Quindi è già un'esperienza, quella del Cavaliere Azzurro, di sintesi delle esperienze avanguardistiche che si erano fin lì maturate. E la cosa ci appare evidente, anzitutto scusate, non ve l'ho spiegato, loro realizzano un almanacco. Ovvero una pubblicazione nella quale ci sono saggi, riproduzioni di opere, ma non soltanto delle opere degli esponenti del movimento stesso, ma riproducono per esempio fotografie di maschere oceaniche, quindi c'è anche un'attenzione al primitivismo, che del resto era già presente nel ponte, nella Brücke. E ci sono anche dei saggi sulla musica contemporanea, sulla musica di Schönberg, ma anche sulla musica di Alexander Scriabin, compositore russo, di cui è analizzato in uno dei saggi presenti in questo almanacco, in questa pubblicazione, il Prometeo, che era un'avveniristica composizione, che io definisco una delle composizioni musicali meno economiche nella storia della musica, perché dura neanche 20 minuti e per 20 minuti bisogna impegnare un'orchestra sterminata con l'organo, il pianoforte, un coro enorme e anche un apparecchio di proiezioni luminose che appunto deve inondare il palcoscenico e in teoria anche il pubblico di colori correlati all'andamento armonico. Quindi costi enormi, infatti non viene eseguito molto spesso il Prometeo perché insomma, credo che costi tantissimo. Io ho avuto la fortuna di assistere bene a due rappresentazioni, ma bisogna andarle proprio a cercare per i motivi anzidetti. Beh, il protagonista del Cavaliere Azzurro è Kandinsky, che ritroveremo la prossima volta come uno dei massimi esponenti nella fase della nascita dell'astrattismo, però Kandinsky non nasce astrattista, anzi ha una lunga fase in cui fa una pittura particolare. Kandinsky, russo, evidentemente, come si capisce dal cognome, nato
Mosca, cresciuto a Odessa, in Crimea, con una cultura, un'educazione immediatamente cosmopolita, quindi lui di fatto viene educato in russo, in tedesco, in francese, che sono lingue che lui parlava correntemente sin dall'infanzia. Alta borghesia, quindi non è il modello dell'artista povero, disperato, no. Kandinsky era un ricco borghese e è sempre vissuto da ricco borghese. Non trovate una foto di Kandinsky in cui non sia vestito di tutto punto, elegantissimo. Vi dico anche queste notazioni non come aneddoti, ma per capire anche il personaggio. Non è un Picasso che lascia la Spagna, arriva a Parigi, fa vita di bohème, frequenta i bordelli. No, Kandinsky è un borghese, un alto borghese, che ha sempre conservato questo suo tratto. Quindi anche nel porsi nei confronti dell'arte, lui lo fa, ma non lo fa con l'atteggiamento avanguardistico di chi vuole spaccare tutto, di chi vuole ribaltare le cose, ma di chi anzi ritiene che la sua arte, molto immodestamente, diciamolo, sia necessaria per far evolvere la tradizione, ma non cancellando la tradizione, ma portando la tradizione a quello che, secondo Kandinsky, era il suo naturale sviluppo. La figura del Cavaliere Azzurro è una figura che gli viene dal folklore delle fiabe russe, a cui lui è molto legato, e che poi diventerà appunto l'emblema in questo suo alone di mistero del gruppo stesso. 1909 è un momento appunto in cui Kandinsky non è ancora approdato all'astrattismo, ma fa una pittura che effettivamente possiamo ascrivere all'espressionismo. In questa montagna, appunto, Kandinsky si confronta col tema del paesaggio, lo delinea questa montagna con toni accesi, con grandi pennellate sintetiche, però chiaramente si sta procedendo verso una dissoluzione delle forme, che sono ridotte quasi al limite dello schizzo. E un po' come nell'espressionismo francese, l'autonomia del colore, però qui c'è anche un'autonomia della forma che negli espressionisti francesi non c'era, quindi è un passo ulteriore. E si comincia a manifestare in Kandinsky la volontà veramente ferrea di liberare la pittura da quella che lui riteneva essere la schiavitù della rappresentazione. La pittura non deve rappresentare, non deve essere mimetica nei confronti della realtà che noi vediamo con i nostri occhi, ma deve esprimere altre cose e deve investire in maniera sinestetica tutti i nostri sensi. E quindi il giallo, per fare un esempio, per Kandinsky ci provoca, guardandolo, una sensazione di carattere psicologico, ma una sensazione anche acustica, una sensazione tattile. Per lui i colori veramente agiscono su di noi non soltanto tramite la vista, ma per il tramite della vista, investendo poi tutti i nostri sensi e la nostra psiche. Quindi capite che consapevolmente il colore comincia a rappresentare qualcosa di molto più profondo, ma ne parleremo in maniera specifica nel nostro prossimo incontro. Vi mostro piuttosto questo dipinto, che è un dipinto fondamentale di passaggio del 1911 e che è legato al rapporto celeberrimo che Kandinsky sviluppò con Arnold Schönberg. Monaco di Baviera, 2 gennaio del 1911, si tiene un concerto di musiche atonali di Schönberg. Kandinsky, che non conosceva Schönberg, assiste a questo concerto, rimane colpitissimo dalle musiche di questo compositore allora a lui sconosciuto, si procura l'indirizzo di Schönberg e gli scrive una lettera, la prima di una lunghissima serie. È uno dei carteggi più belli, diciamo, del XX secolo, quello tra Kandinsky e Schönberg. E la lettera sostanzialmente comincia così: caro maestro Schönberg, io sono un pittore, ho ascoltato sue musiche e ho capito che lei sta facendo nella musica quello che io sto cercando di fare nella pittura. E è esattamente quello. Così come Schönberg sta
distruggendo le gerarchie tra i suoni nella tonalità, Kandinsky sta cercando di distruggere le gerarchie di questa schiavitù nei confronti della rappresentazione. Ricordo di quel concerto è proprio questo dipinto in cui noi vediamo comunque, intravediamo, intuiamo alcuni elementi riconoscibili, quella grossa sagoma nera e il coperchio del pianoforte a coda, evidentemente. I personaggi lì davanti sono i musicisti, con un po' di fantasia, per carità. Ma poi a predominare sono le campiture di colore, che hanno già quella funzione che Kandinsky aveva preconizzato, ovvero quella funzione di trasmetterci delle sensazioni concomitanti. Quindi è come se fosse quasi un'orchestrazione di colori, e uso il termine orchestrazione volutamente, perché Kandinsky, che probabilmente era un sinesteta, cioè davvero aveva, percepiva attraverso la visione di determinati colori, percepiva anche dei suoni, vuole trasmetterci questo. Ma per adesso lasciamolo, fidatevi. Ah no, però prima di guardare Mach e di chiudere, vi faccio ascoltare un pezzettino di uno dei brani che Kandinsky ascoltò in quel concerto di cui vi ho parlato. E il brano è uno dei Klavierstücke, dei tre pezzi per pianoforte, opera 11 di Arnold Schoenberg. Ho scelto, come avete notato, delle versioni YouTube dove si può seguire anche la partitura. Ora, il primo pezzo dura 4 minuti, magari non l'ascoltiamo tutto, però l'inizio sì, suona Maurizio Pollini.
brevissimo commento. Potrebbe sembrare una musica anarchica, effettivamente non ci sono più i vincoli della tonalità, non c'è la dominante, la tonica, l'accordo dissonante che poi risolve sulla consonanza. Però non è ancora la dodecafonia, ovvero il sistema che poi sarà codificato da Schönberg, in cui, con tutte le eccezioni, nel caso semplificando all'osso e in maniera molto banale, bisogna far sentire tutti i 12 suoni, do, do diesis, re, re diesis, eccetera, prima di ripetere un suono, che è il sistema appunto dodecafonico. Ma non è una musica anarchica, infatti esistono e sono poi state elaborate varie forme di analisi che hanno rivelato in realtà l'attenta costruzione di un brano come questo, di altri brani di Schönberg in questa fase appunto in cui lui ha ormai abbandonato la tonalità e sta adottando il linguaggio che poi sarà impropriamente definito atonale, semplicemente con quell'alfa privativo che sembra marcare un semplice abbandono. In realtà c'è una forma, non è un brano informe. Questo lo dico perché anche nel parallelismo con la pittura, quello che sarà poi l'astrattismo, il linguaggio di Kandinsky, non è, come dire, una libera espressione, cioè Kandinsky che si trova davanti alla tela e butta sulla tela i primi colori che gli vengono in mente. Tutto è attentamente calibrato. Tenevo a dire questo sia in riferimento alla musica, che certo capisco non è così semplice da cogliere nei suoi elementi, ma anche nel parallelismo con la pittura. Ci avviamo a concludere con una rapida visione delle opere di altri artisti esponenti del Cavaliere Azzurro, August Macke. Vedete, qui siamo proprio in una sorta di koiné, in una sorta di fusione di elementi espressionisti, cubisti, vedete le forme chiaramente cubisteggianti, di colore futurista. È molto interessante questo crogiuolo che si forma nella Monaco dell'11-12. E poi abbiamo quel gran genio di Franz Marc, passato alla storia come il pittore degli animali, perché curiosamente fece degli animali il soggetto principale delle proprie opere, sia per quanto riguarda la fase più figurativa della sua produzione, come qui in Mucca Gialla, dove però ci sono degli elementi kandinskiani come le montagne azzurre che hanno un significato anche simbolico e persino esoterico, perché la montagna blu nella teosofia sta a rappresentare un grado di ascesi spirituale. Sia fedele agli animali quando la sua visione, la visione anche delle opere di Cézanne, dei cubisti, lo fa andare verso esiti maggiormente stilizzati, come nel bellissimo dipinto Tigre, in cui ai toni espressionisti è abbinata una scomposizione dei piani che è in grado di confondere quasi il soggetto e lo sfondo, e i colori assumono una valenza simbolica, e cito, tale per cui il blu è il principio maschile, austero e spirituale, sono parole dello stesso Franz Marc, il giallo è il principio femminile, dolce, allegro e sensuale, mentre il rosso è la materia brutale, pesante. Quindi capite che anche qui, dove uno potrebbe dire vabbè la tigre è gialla con le striature nere, quindi lui è più fedele, ma in realtà anche per Franz Marc i colori significano e comunicano qualcos'altro, non servono a rappresentare. Ciò detto, Franz Marc purtroppo muore prestissimo, perché chiamato in guerra muore praticamente subito, quindi la sua produzione si ferma nel 1914, questo lo rende un autore, un artista molto raro nei musei, ma di qualità veramente eccezionale. Sarebbe stato uno dei grandi del Novecento. E poi c'è anche Alexei von Yavlensky, un altro artista russo trapiantato a Monaco di Baviera, un po' come Kandinsky. Veniamo all'Italia. Vi avevo annunciato la presenza di questi due artisti. Haroldo Bonzagni, anche lui muore presto,
Ma non è che morirono presto perché erano tutti sfortunati, perché ci sono due sciagure negli anni 10, la prima guerra mondiale e quindi molti uomini cadono al fronte e poi la spagnola, non ricordiamoci il disastro che è stata la spagnola nel 1917-18, quindi insomma, molti cadono anche per questo motivo. Bonzagni è un artista particolare che ha un brevissimo momento di vicinanza al futurismo, ma che non ha niente a che fare col futurismo alla fine. Guardate questo suo Veglione alla Scala, dove una scena che anche qui dovrebbe essere allegra, in realtà è quasi resa grottesca con questa deformazione, con questi colori acidi che la avvicinano obiettivamente a certi esiti dell'espressionismo tedesco, pur senza quella deformazione che abbiamo visto in artisti come Schmidt-Rottluff o Kirchner. Altra sua opera che quasi anticipa la nuova oggettività tedesca, veramente inquietante, I rifiuti della società, un'opera da calare anche nel contesto post-bellico 1918, appena finita la prima guerra mondiale, e questi sono i disperati rappresentati appunto anche con un'accentuazione caricaturale. Purtroppo è l'ultimo anno di vita di Bonzagni, che muore il 30 dicembre del 1918. E poi Lorenzo Viani con la celeberrima Benedizione dei morti del mare, che sta a Viareggio alla Galleria d'arte moderna e contemporanea. E appunto Viani elabora questo suo personalissimo linguaggio, che veramente è difficile accostare a quello di altri artisti. Io ho azzardato un possibile parallelismo con gli esponenti di un certo realismo esistenziale che si è sviluppato negli stessi anni in Belgio. Però appunto è molto probabile che Viani non sapesse di loro e che i belgi non sapessero di lui. L'ho fatto semplicemente per evidenziare possibili parallelismi. È un'arte, lo vediamo molto per esempio nella celeberrima Donna con Crisantemo, che fonde, per così dire, le suggestioni dell'espressionismo francese, ma con un clima espressivo molto nordico. Viani è un artista estremamente proiettato verso il nord Europa, c'è poco da fare. Munch, qui è, come dire, viene a dire che urla in un dipinto come questo, per parafrasare il titolo di un celebre dipinto, ma poi è e resta profondamente Viani, con tutti i suoi umori, con questo senso di una Versilia quasi arcaica, che non era ancora la meta turistica, il luogo dei divertimenti, ma era la Versilia aspra dei pescatori che appunto si avventuravano in mare non sapendo se si avrebbero fatto ritorno. Quindi c'è anche questo dramma della povera gente che Viani sente fortemente, e questa sua cupezza appunto traspare molto in un'opera come questa, ma anche appunto in un'opera in cui il tema è proprio quello di cui vi parlavo poc'anzi, la benedizione dei morti del mare. L'artista veramente grandissimo, che non dobbiamo trattare come nostra gloria locale, anche, ma non solo, ma veramente come grande artista di levatura europea, che sta e deve stare al pari con gli artisti di cui abbiamo parlato questa sera. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lezione, in giugno sull'astrattismo, non solo Kandinsky. Quindi grazie ancora e buona serata.